Buon pomeriggio a voi tutti, ben ritrovati a Spazio Aperto Lugo e dintorni, un altro pomeriggio insieme, un altro pomeriggio interessante che apriamo in maniera davvero poetica, in maniera intensa, in maniera musicale, perché ascoltare è il grande regalo insito nella musica. L'arte dei suoni è per eccellenza espressione delle emozioni. Per riprendere la prefazione di un libro scritto dalla professoressa Barbara Gasperoni Lanconelli che abbiamo qui con noi, benvenuta. Grazie. Professoressa Lanconelli, che è musicista specializzata in pedagogia musicale e musicoterapia, si occupa di tantissime attività che andremo ad illustrare, avremo anche delle immagini a supporto di quella che ormai è la decennale attività portata avanti da Barbara Gasperoni. Ci racconta com'è iniziata questa avventura? Sono una musicista, pianista, diplomato in conservatorio, quindi l'iter di formazione di tanti altri musicisti, che a un certo punto della propria formazione e specializzazione ha incontrato il contesto formativo di Assisi e della scuola di musicoterapia. 4 anni di studi molto intensi che nel tirocinio e nella formazione professionale mi hanno indicato una via particolare per esprimere la mia musicalità con le persone in comunicazione e relazione. E ho deciso da quel momento che il mio essere musicista si poteva spendere con una carta in più rispetto al fare concerti, che comunque è una parte professionale che mi piace sempre moltissimo. La musica è così importante fin dal grembo materno, sempre per riprendere queste alcune delle parole della prefazione del libro da lei scritto, il feto è un essere umano completo pronto per affacciarsi alla vita, egli ha già imparato dentro alla madre quello di cui ha bisogno per proseguire nei suoi apprendimenti dopo la nascita. Questo, scrive Giulia Cremaschi Trovesi, caposcuola della musica terapia che lei appunto ricordava, ha spinto Barbara a dedicarsi al bambino prenatale prendendosi cura della madre. Lo ha fatto, lo dico io, per non essere poco elegante, lo ha fatto con garbo, suonando, cantando, ascoltando. Grazie. Perché è così importante, fin dal grembo, la musica, la musicalità della vita? Nel grembo materno si radicano e maturano tutti gli apprendimenti futuri della persona e si radicano in questo momento. E tante volte ancora si pensa che un bambino nasca quando viene alla luce, ma i 9 mesi nel grembo materno sono preziosissimi. Ed è davvero importante mettere le energie, i pensieri e le intenzioni di noi genitori in questi mesi, perché, ecco vediamo le immagini di alcune letture musicali, perché sono momenti prediletti che segneranno davvero la vita e l'esperienza espressiva di ogni persona diversa dall'altra. Qui vediamo alcune immagini delle letture musicali di cui lei si occupa nel laboratorio. Sì. Che sono, per spiegarle meglio? Le letture musicali sono degli spazi di incontro e di prima conoscenza con le persone che certamente sensibili raccolgono questo invito in mezzo a 1000 altri probabilmente e certamente più accattivanti e più appariscenti. Questi spazi di incontro invece con persone e argomenti di riflessione sono spesso delle situazioni molto intime, informali, dove è possibile incontrare musica suonata dal vivo. Io sono pianista, ho il mio pianoforte in studio a 3/4 di coda che suono secondo i criteri dell'improvvisazione clinica al pianoforte, ma poi spesso arrivano ospiti musicisti e artisti di diverse discipline come e forme d'arte. Sì, Antonio Cerullo, caro amico e collega dell'atelier di ricerca musicale di Reggio Emilia con il quale collaboro costantemente per mettere in musica e quindi far circolare in una maniera fluida e oserei dire quasi leggera, comunque informale, temi che invece possono essere anche molto impegnativi ma che sono importanti per noi genitori nel momento in cui vogliamo porci di fronte ai nostri figli in un modo sempre nuovo, come persone in ascolto, ossigenate, creative, che sanno raccogliere anche spunti di pensiero diversi da quelli che possono essere l'esperienza di genitorialità data dal proprio passato,
per mettersi un po' in discussione, essere dei genitori consapevoli vuol dire anche raccogliere la provocazione di un punto di vista diverso. Allora noi proponiamo una frase, un capoverso da libri di autori diversi, di scuole di pensiero diverse, così è cultura vera nel confronto, e apriamo queste pagine di libri spesso anche impegnativi in una formula scorrevole con questa musica suonata dal vivo che mette in circolo energie certamente positive e importanti per i bambini e per noi genitori. È molto importante questa attività per lo sviluppo e la crescita del bambino. Questo perché? Anche dal punto di vista scientifico, perché è stato provato da tante ricerche internazionali. Anche se vogliamo, insomma, è un'attività forse ancora poco sviluppata in Italia. Infatti, in esempio, lei che ci risulta, insomma, essere una delle poche a livello regionale, o no? Vero. La FIM, la Federazione Italiana Musicoterapeuti, raccoglie i professionisti riconosciuti a livello italiano ed europeo. È vero, non ci sono grandi numeri perché il percorso formativo è impegnativo. È vero che la musicoterapia negli ultimi 30 anni ha avuto uno sviluppo e una comunicazione importante. È vero che la musicoterapia, arte della comunicazione, alchimia di scienza e ordine e proporzione, quando si rivolge alla persona, soprattutto in contesti di difficoltà, deve esprimersi ai massimi livelli di professionalità per fare la differenza fra interventi che possono essere di aiuto alla persona e interventi che possono essere di danno alla persona e al contesto al quale è inserito, perché le cose così leggere che non fanno né bene né male sono tante e non sono queste che io con la mia professione voglio portare avanti. La musicoterapia espressa con professionalità e riconosciuta dalla Federazione Italiana Musicoterapeuti, il sito è www.musicoterapia.it e si trovano online tutte le informazioni a livello nazionale per documentarsi ognuno nell'ambito che interessa di più. Dicevo, è importante l'ingrediente della professionalità nello spendere questa espressione di arte così importante per mettere in comunicazione persone a volte in gravi difficoltà relazionali o psicofisiche. Lei nell'ambito del suo lavoro si occupa anche di bambini con difficoltà, sui quali è stato dimostrato che la musicoterapia ha degli effetti molto molto positivi, permette loro dei passi in avanti molto, insomma, non voglio dire prodigiosi, però comunque significativi. Gli effetti della musicoterapia in contesti anche complessi come approccio di bambini in situazioni di plurihandicap e gravi difficoltà, con la musicoterapia può essere sicuramente una situazione che può dare grandi benefici, purché questo lavoro e questo intervento avvenga in rete con la famiglia, con le varie agenzie educative che stanno attorno al bambino, mi riferisco in questo caso all'età pediatrica, e quindi la famiglia, l'equipe medica che segue il bambino nel suo percorso sanitario, l'equipe scolastica che lo accoglie nella scuola e tutti gli educatori che ruotano al percorso di crescita del bambino che si vuole aiutare in un percorso di crescita e di sviluppo della persona. In queste situazioni, con queste garanzie di professionalità, si può veramente dire, e questo è documentato in tanta letteratura scientifica, che la musicoterapia può davvero essere un ingrediente in più nella comunicazione e nella relazione anche in situazioni gravemente compromesse. In questo momento vediamo un incontro individuale con una mamma in attesa, una gestante prossima al parto, che sta curando il momento di concentrazione e di raccolta sulle proprie energie per prepararsi al travaglio al parto. Quindi è una mamma già avanti come settimana gestazionale, già molto concentrata sul pensiero del parto, lavora sul respiro, che non è mai un respiro insegnato,
nel mio laboratorio non vengono mai proposti percorsi di insegnamento, non si insegnano cose, non si danno ricette per fare bene, si parte dal vissuto personale, dal respiro spontaneo di una persona e grazie alla musica e alla ciclicità del torna e ritorna dei suoni armonici che io propongo attraverso il pianoforte a coda, che poi arrivano alla mamma attraverso la conduzione ossea, perché il pianoforte non è uno strumento finto, campionato, ma uno strumento di legno che a contatto con lo scheletro umano conduce il suono, allora i suoni arrivano alla mamma direttamente al suo scheletro per contatto dal legno del pianoforte e le arrivano anche tutti intorno per via aerea. Questi sono i suoni del suo respiro, si calibra sui suoni che le arrivano dal di fuori e può modellare i suoi respiri sulle armonie che le arrivano, laringe, faringe, trachea. Il suono che si va a sviluppare dentro è un suono armonico che sta bene con il suono che arriva fuori. Tutto questo per il bambino in grembo è un'iniezione di ordine, di proporzione, di armonia importantissimo per la sua formazione psicofisica e per la preparazione al travaglio, al parto, che deve essere veramente una festa per la mamma con il suo bambino, quindi un andare al passo insieme, un conoscersi, un ascoltarsi e un gioire di un bel appuntamento insieme. Sono rapite davvero, insomma, delle parole bellissime, poesia pura. Questo è un viaggio magico per il bambino, un viaggio magico che si percorre anche sempre nei suoi laboratori, insomma. Ci viene da pensare, perché questi pochi istanti solo in studio sono stati così intensi da farci pensare questo. C'è anche un secondo contributo portato dalla professoressa, lo vogliamo commentare insieme? Questa è un'altra possibilità di fruire della preparazione musicale per il travaglio e il parto, perché anche qui ci troviamo di fronte a un piccolo gruppo di mamme, quindi le mamme possono venire con incontri individuali oppure stage di piccolo gruppo. Lavoro sempre con piccoli gruppi, 3, 4, massimo 5 persone, mai altre proposte di 15-20 persone. Perché fa la differenza? Sì, già 2-3 persone non è come se stessi con il proprio bambino o il proprio compagno. Già questo è un passaggio importantissimo. Le voci che avete sentito adesso non sono voci di un coro impostato, ma sono voci spontanee. Invece sembrava un coro impostato, tanto era l'armonia. Si vede che erano molto concentrate le mamme, molto in contatto con il proprio bambino in grembo, e il risultato può essere anche esteticamente molto apprezzabile, ma l'obiettivo è sempre di comunicazione e relazione. Vediamo l'ultimo contributo che ha portato la professoressa, che riguarda, professoressa, anticipiamo. Allora, qui invece c'è un piccolo gruppo di bambini nati con i propri genitori. Sono bambini che hanno fruito della musica nella preparazione, nell'attesa, durante la gravidanza, nella preparazione al travaglio e al parto, e poi ci si ritrova, una volta nati, a riconoscere il suono che prima arrivava per via liquida in grembo e adesso è da riconoscere per via aerea, perché è fuori. Allora i genitori, gambe incrociate, tappeto verde, un contesto molto informale. Io propongo del materiale sonoro al centro del tappeto verde, vado al pianoforte, sonorizzo il movimento, la postura, i vocalizzi dei bambini che giocano, i quali pian piano possono avvicinarsi a loro discrezione verso la proposta, la novità, e i genitori hanno la possibilità in questo contesto di osservare a distanza come si muovono i loro bambini, di mediare se c'è bisogno, di sostenere, di sollecitare, ma anche di scoprire un po' i loro bambini, non solo per come vorrebbero che fossero, ma per come sono veramente. Noi ringraziamo moltissimo la professoressa Barbara Gasperoni Lanconelli, l'abbiamo detto, musicista specializzata in musicoterapia e pedagogia musicale. E i suoi riferimenti prima di salutarci, professoressa, per chi la volesse contattare?
barbaragasperoni@alice.it, una mail e anche un numero di telefono. Sì, prego. 333-9354-854. La ringraziamo molto e speriamo di averla nuovamente ospite nei nostri studi.